Certo che A Voce nella Notte, dove io cerco, soprattutto anche fino a tardi, di tenere sveglia la gente, tutto questo sembrerà un controsenso. Perché? Perché ci occupiamo di sonno, e quindi io ringrazio, intanto sono collegate con noi sia Valentina Gavazzi, che è psicoterapeuta e che tratta appunto i disturbi del sonno del bambino, sia Chiara Don Vito, consulente del sonno. Quindi, e voi non sapete con chi parlate con uno che ha sempre avuto, non solo bambino, però ha sempre avuto problemi, tenendo conto che per tanto tempo, e ancora adesso ne porto gli strascichi, io soffro di apnea notturna, quindi sapete bene voi, no, di che si tratta. Per cui sono tutto orecchie. Adesso chiaramente parliamo dei bambini. Allora, comincio da, come volete, da Valentina o da Cristina? Va bene. Da Chiara? Chi comincia? Va bene, comincio io. Benissimo. Chi è? Io chi? Chiara o Valentina? Valentina. Vai, allora, al contrario dell'ordine alfabetico. Allora, Valentina, parlaci un po' di voi. Allora, qui in Italia la figura della consulente del sonno per bambini è molto poco conosciuta. All'estero invece le famiglie la utilizzano tantissimo, proprio perché una delle problematiche principali delle famiglie quando arriva un bimbo è tornare a dormire. È perché vogliono dormire loro più che preoccuparsi del bambino, dai. Assolutamente sì, c'è anche questo. E noi quello che abbiamo fatto, ecco, da mamme quale siamo, ci siamo rivolte a nostra volta a una consulente del sonno anni fa. Abbiamo trovato dei giovamenti ovviamente dal percorso che abbiamo fatto, ci siamo rese conto anche un po' dei limiti di un metodo che standardizzato, che veniva applicato a tutti quanti i bambini indifferentemente, e abbiamo deciso con Chiara di creare un po' le nostre strategie. Quindi ci siamo studiate un po' tutti i metodi che ci sono in circolazione, ognuna con le nostre appunto competenze. Ah, perdonami solo per una cosa, perché poi sì. Allora, Chiara è consulente del sonno, ma tu sei psicoterapeuta, quindi l'abbinamento tra questa tua competenza e invece il sonno dei bambini dov'è? Cioè, nel senso, chi analizzi, voglio dire, in poche parole, il bambino, la famiglia, chi? Allora, no, diciamo che il mio apporto è più per un benessere psico-emotivo del bambino, quindi andiamo a salvaguardare anche questa parte, perché tanti metodi prevedono ancora, ahimè, metti il bambino nel letto, chiudi la porta, ci si rivede domani mattina, prima o poi ti addormenterai. Mamma mia. Quindi abbiamo deciso di ovviamente eliminare, scartare tutte queste proposte e facciamo invece delle proposte appunto che invece prendano in considerazione proprio il benessere emotivo e psicologico dei bambini, in modo tale che si risponda sempre comunque ai loro bisogni. Bene, no, ti ringrazio, perché poi oltretutto la tempistica della tua risposta è estremamente televisivo-radiofonica, quindi grazie per questo. Non ho avuto neanche il tempo sui famosi rifiati, no? Quando c'è chi è lungo, tu ti sei rifiatata da sola. Allora andiamo invece da Chiara, che di qualifica invece consulente del sonno, per cui con te io probabilmente ti arrivo adesso ogni tanto una telefonata verso le 3 del mattino da parte mia, che ho sempre avuto questo problema. No, scherzi a parte, Chiara, allora dimmi invece un po' il tuo ruolo. Assolutamente, in realtà a te potremmo definirti più che un piccolo ghiro, come quelli che creiamo noi, vecchio ghiro. Un piccolo gufo, perché tu rimani sveglio tutta la notte, in realtà. È vero. Allora, il mio ruolo è... Scusami, però non porto iella, perché il gufo è genere quello che gufa. No, non in quel senso. No, come predatore notturno, intendo. Va bene, allora sì. No, allora io svolgo appunto la funzione di consulente del sonno certificata e lavoro proprio insieme a Valentina per completare un pochettino i nostri profili. L'obiettivo è quello comunque di ascoltare prima di tutto queste famiglie che arrivano da noi e ci dicono qual è il problema. I problemi sono in realtà molto svariati, non è solo non dormire bene la notte, ma a volte ci sono anche dei problemi di bambini che ci mettono ore per addormentarsi, bambini che non dormono di giorno, che fanno tanta fatica a fare dei sonnellini più lunghi di 20 minuti, e quindi sono i primi a essere estenuati i bambini,
Ok, quindi la prima cosa che si ascolta è capire che problema ti sta portando quella determinata famiglia e poi cercare di trovare la soluzione migliore per loro, no? Senza partire con dei pregiudizi e senza partire soprattutto con delle cose che sono a prescindere giuste o a prescindere sbagliate. La verità è che c'è solo una soluzione più corretta per quello specifico bambino e per quella specifica famiglia. Quindi insomma è un lavoro che dobbiamo adattarci a questi bambini, no? Che sono molto imprevedibili. Scusami, prima cosa, poi dopo so abbiamo anche un video con tanto di testimonial, però una cosa a tutte e due. Intanto i complimenti perché è un lavoro splendido come utilità, ma quanto vi piace questo lavoro, vi chiedo, perché credo che sia uno di quei lavori che a livello sociale e umano possa dare tantissima soddisfazione. Quanto vi piace fare questo e quanta gratifica personale vi dà? Tanto, tantissimo, sì. Ci piace. Sì, esatto, l'abbiamo fatto proprio per scelta in realtà di andare verso questo tipo di lavoro. Prima avevamo magari dei profili un pochettino diversi, ci siamo approcciati a questo lavoro un po' più tardi, diciamo. Ma siete mamme entrambe, immagino, vero? Sì, esatto, siamo mamme entrambe. E poi vedere i genitori e anche i bambini che alla fine dei percorsi che facciamo insieme veramente ritrovano un equilibrio non solo familiare ma anche di coppia, per me è impagabile. Non so che ne pensi tu, Valentina. Che ne pensi, Vale? Sì, assolutamente. Poi io sono terapeuta sistemico familiare, quindi in realtà lavoro con le coppie, e sentire tutte queste situazioni dove i papà dormono nella cameretta dei bambini e le mamme dormono nei lettoni con i figli, ovviamente alla fine del percorso, quando ognuno torna al suo posto, giusto? I bambini stanno in cameretta, i genitori possono tornare finalmente nel lettone, nel loro spazio, è assolutamente molto molto gratificante. Scusami, ecco, però una cosa importante su questo che hai detto, no? Per esempio, vabbè, io ormai sono vecchiarello, eccetera, però come si può superare l'ansia però del genitore, cioè il fatto che magari sì, in cameretta, ma poi non ho il controllo, come faccio? Quindi procura ansia e quindi poi non dorme eventualmente il genitore tipo ansioso come sono io. Che consiglio potete dare da questo punto di vista? No, diciamo che ormai oggi ci sono tantissimi strumenti proprio per andare incontro ai genitori. Un po' tutti noi genitori siamo ansiosi, chi più chi meno, tra le radioline che ti permettono di sentire. No, aspetta, tu non sai con chi stai parlando, io comincio a pensare che la radiolina possa non funzionare improvvisamente, ecco, tanto per dirti, capito? La mia ansia è... Ci sono i monitor che possono inquadrare il bambino e anche lì ovviamente le prime notti è tipico, le mamme passano le notti, ma anche i papà devo dire, è un po' un pregiudizio quello di pensare solo alle mamme, anche tanti papà sono ansiosi e rimangono le prime notti a guardare i monitor con i loro bimbi che dormono tranquilli e loro invece svegli a guardare questi monitor. Appunto. Allora intanto ecco, abbiamo questa testimonianza che è appunto tra l'altro sì di una campionessa di scherma, come no, che è Elisa Di Francisco. Sentiamo un attimo la vostra testimonial. Ciao a tutti, io sono Elisa. E io Ivan. Abbiamo due figli, Ettore di 4 anni e Brando che compirà fra poco 9 mesi. Abbiamo deciso di rivolgerci a Piccolo Ghiro, alle consulenti del sonno per bambini, perché avevamo un problema con Brando, il nostro figlio più piccolo. Purtroppo Brando non dormiva, era un bambino irrequieto e noi non sapevamo proprio più cosa fare. Sì, un po' i denti, un po' una serie di cose che non riuscivamo a capire, perché proprio cioè, ci svegliamo ogni ora ed era diventata insostenibile. Per fortuna abbiamo incontrato Chiara e Valentina sulla nostra strada, anche se devo dire che io quando ho sentito che Elisa mi ha proposto consulenti del sonno ho un po' storto il naso, perché non essendo abituato a concepire, cioè per me era, non lo so, insomma una cosa psicologica, strana, un po' esoterica, non lo so, invece è scienza, poi abbiamo capito che è scienza, perché in realtà abbiamo applicato un metodo che poi cambia da bambino a bambino, abbiamo scoperto, e con Brando ha funzionato in una maniera, cioè in una settimana. Da subito, in una settimana Brando si è regolarizzato, ha iniziato a fare i riposini la mattina, il pomeriggio e la sera, dorme dalle 20, dalle 8 di sera fino alle 8 della mattina.
e noi di conseguenza abbiamo finalmente confidenzato. Noi siamo tornati fidanzati. Insomma, alle 9 di sera abbiamo una vita, cioè ci ceniamo oppure guardiamo un film, insomma viviamo una vita normale, perché prima era diventata... Devo essere sincera, i primi tempi non eravamo abituati, quindi alle 9 ci guardavamo e dicevamo, ma che facciamo? Poi no, però no. Ci siamo abituati, siamo contenti, anche perché non solo noi siamo tornati coppia, siamo più sereni, ma anche i nostri figli, e abbiamo applicato il metodo anche a Ettore, che ha 4 anni. E anche lui adesso dorme più sereno, più tranquillo, non viene più nel lettone, sì. E dorme tutta la notte nel suo letto. Quindi 12 ore di sonno per loro, un po' di meno per noi, ma tanto va bene lo stesso. E dobbiamo dire grazie a Chiara. Grazie davvero. Ciao. Allora, questo splendido messaggio dalla pedana, devo dire, di Elisa, è importante. Adesso non posso chiedervi esattamente i procedimenti, perché mi rendo conto che ogni bambino ha bisogno di cose diverse. Sbaglio, no? È così, giusto? Però intanto, siccome è una cosa di grande interesse e noi magari ci torneremo anche più in là ancora per approfondire, vi volevo chiedere come si fa a prendere contatto con voi, che è la cosa più importante adesso alla fine. Allora, noi offriamo una telefonata informativa che è totalmente gratuita, di 30 minuti, solo per parlare con i genitori, capire che problema c'è e in che modo eventualmente potremmo aiutarli. E questo basta andare sul nostro sito www.piccologhiro.it e si può prenotare direttamente la telefonata con noi. Ah, bene, tra l'altro è facilissimo, quindi Piccolo Ghiro è la denominazione vostra, quindi allora www.piccologhiro.it, giusto? Esatto? Corretto. Bene. No, io perché poi faccio certe confusioni sulle email che non puoi immaginare. Senti, uno, a parte il ringraziamento e a presto sentirci, vi volevo raccontare questo piccolo aneddoto che non so se adesso vi faccio ridere oppure mi dite forse è un sistema che non è per i bambini, ovviamente, che non hanno ancora i ricordi. Sapete che per me qual è, più che i sonniferi o cose di questo genere, il sistema ancora migliore per cercare di addormentarmi sereno? È quello di legarmi e cominciare a pensare fortemente a qualche episodio del passato, magari legato ai genitori, legato a qualche bella cosa che mi è successa da piccolo, per far sì che possa sperare addirittura di sognarmelo. Questo mi dà serenità e mi riesce spesso a far dormire. È proprio una cavolata quella che ho detto. Ditemi la verità, eh? No, assolutamente no. È una delle cose che consigliamo anche alle famiglie, di non ovviamente di far ricordare ai bimbi, sì, il passato, però di rivedere i pensieri positivi delle cose successe durante la giornata, proprio per farli andare a letto con un bel pensiero. Quindi per chi invece ha qualche anno va bene quello che faccio io, cioè, assolutamente consigliamo. Sì. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere state con noi, ma soprattutto per quello che state facendo, che mi sembra una cosa veramente molto molto bella. A presto, allora. A presto, grazie. Tanto arriva la mia telefonata notturna, quindi ciao ragazze, di nuovo grazie. Ciao.